Hey guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Come va, come state? Benvenuti ai nuovi iscritti. Siamo giunti alla terza puntata degli episodi di gennaio, dove raccontiamo un po' la storia di personaggi italiani noti che vivono a New York o di passaggio. E oggi sono con... I soldi spicci! Yes! Siamo alla... Dove siamo? Alla Fifth Avenue! Che non so che significa, però... No, quinta strada! Siamo alla quinta strada! Perché non lo dicono quinta strada? Ma se siamo in America, che cosa devono dire? Fifth Avenue! Io ho guardato tutto il tempo lo schermo. L'unica cosa che avevo chiesto di non fare. Sì, adesso guardo sempre questo. Ma soprattutto come se non facesse anche questo di mestiere, niente, guarda lo schermino. Allora, io in questa intervista parlerò solo in inglese, promesso. Già si sta sentendo che sta parlando solo in inglese. I would this jacket. This jacket. Innanzitutto vorrei sapere da voi, how did you get the idea? Dai, rispondi, amore. No. Yes. Ma yes che cosa? Yes, che cosa ha chiesto, amore? Non lo... Come nascono i soldi spicci? Allora. Ma comincia lei, che alle domande intelligenti risponde lei. I soldi spicci nascono perché ci siamo conosciuti in una scuola di teatro a Palermo. Yes. Ormai 8 anni fa, mamma mia. Yes, 8 years fa. I am Claudio. Ci siamo conosciuti in questa scuola di teatro e poi abbiamo detto, vabbè, ci siamo trovati a theater school. Ci siamo trovati molto bene insieme, abbiamo voluto fare good, un pezzo. Ci siamo trovati good insieme. Abbiamo voluto fare un pezzo insieme per capire, insomma, come potesse reagire il pubblico ad un pezzo in coppia. E devo dire che hanno reagito molto bene, quindi da allora non ci siamo mai più separati. Mai più. Purtroppo mai più. Purtroppo, perché voi di dove siete? Sicily, della Sicily. Veniamo from Palermo. Salve signore. Quindi stai già parlando inglese in inglese, realtà. Sì. Perché... Quante parole hai imparato in questo viaggio? Allora, ho imparato yes, no e thank you. Ma poi come lo dice thank you? Cioè, lo sentite, no? Thank you. C'è una pronuncia perfetta. Lo so. Per vivere in Cina, thank you. Un'altra cosa che mi chiedevo e che sicuramente l'audience vorrebbe sapere. No, noi non ci odiamo, ci vogliamo bene. Io mi scuso cos'è? Per lui. No, mi non c'è audience fra di noi, ci vogliamo bene. L'audience, il pubblico. Yes. Diciamolo per chi non vi conosce, sì. Voi di cosa vi occupate? Di salumeria, vendiamo gastronomia e certe volte anche guanti. No. Allora, siamo due comici. Avete un sito? O meglio, cioè noi parliamo e la gente ogni tanto ride, quindi... No, noi facciamo video sul web, yes. Abbiamo una pagina Instagram, i soldi spicci, canale YouTube, una pagina Facebook, però facciamo anche tantissimi spettacoli a teatro e nel 2018 è uscito il nostro primo film al cinema. Movie. Perché ci muoviamo tanto. Allora, La fuitina sbagliata. E mi hanno dato un compito, ovvero quello di guardarlo. E lo guarderò sicuro. So che in Italia è su Amazon Prime. Yes, it's true. Volevo sapere da voi, visto che avete... Stiamo passando col rosso nel frattempo. Ma va bene, facciamolo vedere. Cosa volevi dire, Claudio? È proprio come Palermo. Che Palermo? Uno passa quando vuole, rosso, verde, fottitini. Ma ti piace questa cosa? Di cosa? Di passare quando vuoi. Sì, perché mi piace. Ti senti a casa? Perché New York non è proprio una città. Cioè, c'è un po' di follia, ognuno fa quello che vuole. E quindi per questo è molto simile a Palermo, da dove veniamo. È vero, ci sentiamo molto a casa. È una città che ci ha accolto e ci continua ad accogliere veramente bene, calorosamente direi. Quindi possiamo paragonare New York a Palermo. In un certo senso, yes. Sì, però. Ragazzi, qui c'è Broadway e noi abbiamo Franco Bacchidaro. Esatto, perché è palermitano. Tornando a noi, volevo sapere da dove prendete ispirazione per i vostri fantastici e divertentissimi video. L'ispirazione viene da quello che ci succede veramente tutti i santi giorni, perché noi purtroppo siamo anche una coppia vera. Come purtroppo? Ma si dice purtroppo. Non si dice. Siamo una coppia vera. Lei mi audience. Tutto quello che facciamo vedere è tratto dalla nostra vita, da quello che ci succede. Noi ragazzi intanto guardiamo se possiamo attraversare, perché qui però sto facendo rischiare la vita ai soldi spicci. Cioè lo sherpa da quello che ci sale alle stelle. Prendiamo ispirazione da quello che
diciamo, sì, da quello che succede. Noi mentre litighiamo diciamo aspetta, questo scriviamocelo e lo facciamo in video. Cosa che mi fa arrabbiare veramente tanto, però funziona. Perché non risolviamo la lite e... No. Cioè, ma è un mio modo per risolvere la lite. Quando io non so più cosa come risponderle, è più pur di non dirle amore hai ragione, e dico amore facciamo questo video dove tu mi dici questo. Ma io mi ricordo tutto. Ecco, e poi lei la discussione la riprende 2 mesi dopo. Quindi non è un bene, non è un bene. Avete un video preferito? Sì, il mio video preferito si intitola Il Trono di Arancin, che è una parodia del Trono di Spade, però che racconta l'eterna lotta che c'è in Sicilia fra Arancino e Arancina. Quindi... L'ho visto! Yeah! Yeah! Questo è il mio preferito. Aspetta, voi cosa dite? Arancina! Arancina, ragazzi, a Palermo. Io dico Arancino. No, allora vai. Basta, ciao. Bye. Visto che parli inglese, yeah, io ti direi di aiutarci, sì, a prendere la metro. No, ho dimenticato il paraorecchi. No, ristorante? Adesso c'è stato questo piccolo problemino reale di dimenticanza. Come fa? Come si fa? Guardate, ha perso già un guanto, solo uno, e cammina così da 3 giorni e senza paraorecchi. Per amore, cavolo, tu te ne potevi accorgere. No, io no, non posso guardarti ogni 3 secondi per vedere se sei tutto a posto. Secondo me l'amore è anche questo. Vai, controllare... vai a farci prendere la metro. Facci prendere... Facciamo un silenzio stampa? Ma certo, tra l'altro l'anno scorso siamo venuti e lui ha comprato gli stessi guanti e gli stessi paraorecchi. E li ha persi di nuovo. Quindi comunque è un problema che è recidivo. Cioè, perché io... Cosa hai da dire in risposta? Potete dire che la colpa è anche un po' sua. Perché in qualità di fidanzata dovrebbe vedere se ho dimenticato qualcosa. Perché lei, oltre a essere la mia fidanzata, è anche un po' mamma. Io me ne sto... Lei non si chiama Anna Andrea, lei si chiama mamma Andrea, capito? Io voglio andare al village, abbiamo preso la direzione giusta, andiamo uptown o downtown? Non lo so, no, mica, se non lo sai tu, se la cosa è il posto giusto, noi ti stiamo seguendo. No, cioè io sto detto seguendo che questo cappotto rosso ovunque vada. Fucsia. Questo cappotto fucsia ovunque vai io lo seguo, quindi qua non lo so, stiamo andando. Quindi, chiedevo a te Claudio di farci prendere la metro. Allora ragazzi, prendiamo la metro e dobbiamo andare al village, sì. Ti porto al village, allora. Ma è uptown o downtown? Eh? È uptown o downtown? Chi? Il village. Il village è, dipende da in quale parte della town sei. Credo sia up. Secondo me è downtown. Downtown. È possibile? Lo stavo dicendo pure io. Hai detto up. Hai detto up. Stiamo prendendo la metro giusta per il village. Ragazzi, vi ho portato, come vedete, vi ho portato a prendere la metro. F, la F. E dove scendiamo? Scendiamo appena sarà il momento di scendere. Grazie. C'è un dove si scende, scusate. C'è odore barbone qua, non so se sentite. Sì, no, sono io, scusate, ma non mi sono lavato stamattina. Momento panico quando parte la metro e non ti tiene al palo. Volevo sapere da voi, siete già venuti a New York? Yes. Quindi questa è la seconda volta, se non sbaglio. Yes. Cosa vi piace e cosa non vi piace della grande melata? Dai, parla. Perché io, lei quando non sa cosa rispondere, dai, parla. Allora... Mi piace il fatto che sia una città dedita allo spettacolo. C'è una città proprio che c'è spettacolo ovunque, pure dentro la metro, gente che lo state facendo voi praticamente. Quello non lo so. Sì, forse sì. E cosa non mi piace? In realtà per il momento non ho trovato tante cose che non mi piacciono. Forse è la prima volta in 8 anni che siamo d'accordo. In realtà ancora qualcosa che proprio non mi piace non c'è. Allora, una cosa che non mi piace c'è, l'inglese. No, guarda, lo sapevo e te lo stavo per dire. L'inglese, cioè, perché non parlate italiano qua pure a New York? C'è l'inglese, ma da dove ma mi è venuto? Ma chi ti sta rivolgendo? Eh? Ma chi ti sta rivolgendo? A New York, a Trump. Trump, cambia la lingua. Cambiamoci la lingua, cioè veramente. L'unica pecca, ecco, l'unica pecca di New York è l'inglese. Ci tocca scendere in realtà. Dobbiamo scendere. Sì. Oh no. Ma lo sapevo che dovevamo scendere, eh? Perché dobbiamo scendere alla... Dimmelo. Alla 40... No, Westport. Alla Westport. Riconosciuto un signore immigrato, comunque di generazione di italiani, qua nel village e lo stiamo andando a salutare. Buongiorno! Salve! Come va? Buon pomeriggio! Posso girare la telecamera? No, è girata verso di me. Ma come sta? Tutto bene? Tutto bene, lei? Anche io! Me l'ha detto lei, perché lei vive a New York. Lui è nato qua! Ma non è che affitta casa o magari la vende? Questo è il budget per questa intervista. Questo è per un espresso. Esatto. Ci ha chiesto allora, il budget. Lei è nato qui?
E quindi vive qua? Ancora vivo qua, 71 anni. 71 anni. E le piace New York? Ma è differente, è cambiato. Una volta questi vicinanti, tutti italiani. Mi ricordo dall'ultima volta che l'ho vista che lei si ricorda la Divina Commedia. Se io ti ricordo allora. Io posso siamo... recitare anche da memoria, tu sai. Certo. Cantavo Giovinezza a un altro gruppo di italiani. Allora una pezzata non lo poteva fare, sai Giovinezza? No. Salve popolo d'eroi, salve patria immortale. Passeggiamo per il village, volevo sapere da voi, ma quali sono questi vostri obiettivi del 2020? Goals, cosa volete raggiungere? Il primo obiettivo del 2020 è rimanere insieme intanto, sì, non lasciarci. Insieme è una gran bella cosa. Questo... No, però affrontare con tutta la gioia e l'energia questo nuovo tour, il nostro nuovo tour del nostro nuovo spettacolo Chi dice donna dice camion, che comincia il 17 o 18 gennaio e quindi saremo in tutta Italia per insomma fino a maggio. Quindi spero che intanto questo è il mio goal. E poi speriamo principale. Di finire di scrivere il nostro secondo film. Siamo molto scaramantici, quindi con molta serenità, con molta calma. Stay calm. E poi niente, il 2020. In realtà quello che mi auguro è che vengano tante cose che uno non prevede, perché poi le cose che uno non prevede sono le più belle. Le più belle in assoluto. Quindi... Ma la filosofia di questo ragazzo oggi, ma da dove gli sta venendo poi? Forse è New York. Hai deciso di rimanerci a New York? Con lui. Ah, non lo so. Come a New York sicuro. Amore, ricordati che abbiamo il conto in comune, quindi tu senza me non è vero. Io c'ho il mio. Tu c'è il tuo. Forse il tuo è in comune. E allora no. Perché usi sempre i miei soldi? Vedi, vedi, come fa girare la gente. Ma lo vogliamo dire che oggi non sapevi prelevare da una carta di credito? Allora, oggi l'ho lasciato da solo per un'ora che sono andata a fare shopping da sola e è arrivato dicendomi non ho mangiato niente, volevo un donut. Se non l'ho potuto comprare perché non avevo un dollaro. Ma preleva. Uno. Ma preleva. Ma qui come si mette la carta? Cioè, secondo me è uguale. No, che poi lui mi fa domande. Ma lui chi? Lui, il bancomat, mi fa domande che io non so rispondere. La sua paura è sempre questa, poi mi fanno domande che non so rispondere. Sì, perché io ho l'ansia di chi mi fa domande qua, perché rispondo sempre yes comunque. Andiamo dai musicisti. Ma poi mi chiedevo, ma questo nome, i soldi spicci, ma com'è nato? Nasce perché la prima volta che ci siamo esibiti insieme eravamo dietro il... Dietro a dove eravamo? Erano okay. Dietro. Ma eravamo in un laboratorio di comici a dietro, Palermo. Che cosa volevo dire dietro? Dietro un palco, dietro il backstage, palco. Esatto. E quindi ci dovevano presentare e ci siamo detti, ma ci facciamo presentare Anna e Claudio? Inflazionato. Vitrano Casisa? I soldi spicci, così. E poi abbiamo trovato una spiegazione, un significato filosofico, poetico, che mi spiega sempre lei però. Perché quando abbiamo iniziato, quindi 8 anni fa, eravamo molto giovani, molto più piccini. E quindi eravamo piccoli come i soldi spicci. E da noi si dice si fa scruscio quando uno insomma si fa sentire. Quindi così come i soldi spicci, noi eravamo piccini e facevamo scruscio. Ora siamo un po' più grandi ma facciamo scruscio lo stesso. Amore. Si sta presentando un animale. E siccome non c'ero, no. C'eri. C'eri lo stesso. Com'è questa vita di coppia e lavoro insieme? Non è difficile? Come fate a equilibrare tutto? Cioè non c'è equilibrio, questo è il segreto. Non c'è equilibrio e ci litighiamo tutti i giorni. Perché, diciamocelo, questo è un consiglio che do a tutte le coppie. Non cercate persone con il quale dite abbiamo un sacco di cose in comune, ma che palle. Trovate persone con il quale non avete niente in comune. Niente. Niente, vi divertite di più. E lei non abbiamo niente in comune. Ci litighiamo dalla mattina alla sera, però c'è amore. Fatemi vedere. Cosa? Amore. Poi, visto che vi siete molto conosciuti in Italia, com'è stato questo passaggio e come ve lo siete vissuto? E com'è tuttora? Perché la prima volta che vi ho conosciuto qua a New York, che siamo andati ad Ike Heights, già vi hanno riconosciuto. Il confronto con il pubblico e la risposta da parte del pubblico è una cosa bellissima che non ci aspettavamo quando abbiamo iniziato. Non abbiamo iniziato per diventare popolari, abbiamo iniziato perché il nostro mestiere è quello che ci piace. La popolarità è una cosa che arriva dopo e noi l'abbiamo presa molto bene. È bellissimo che la gente ti ringrazia perché tu fai quello che ti piace. Cioè, è assurdo.
assurdo. Poi tante donne mi vengono dietro, questo è un altro aspetto bellissimo. Tante femmine, donne, chi mi tira i reggisoni di sopra, chi insomma... Abbiamo qualche video di questo chiaramente, genere? No, perché me li tengo tutti per me, ovviamente non lascio... Cioè, chi ti lancia i reggisoni di sopra? Sì, perché la popolarità ti porta anche questo. Io per esempio... Gente, cioè, che ti lancia le ragazze non ho più dove mettere. Anzi, ragazze, per favore, lasciatemi un po' respirare, questo lo chiedo. Anche le ragazze di New York, con calma, con calma. Non so se qua l'inquadratura è stretta, ma ci sono tanti... Non girare tanto la camera, però c'è, cioè, nel senso, ce ne sono, ecco, stringi su di me, ce ne sono tante dietro di me, scusate, un attimo, c'è una la bella popolarità fila. Ha il suo prezzo, ragazzi, e non ve lo auguro, perché capito, tutte queste ragazze, tutte queste, troppo oppressive. Sempre col suo guantino e la mano, sì, lì. Ma cosa ti chiedono queste ragazze? Ma ovviamente vogliono, hanno bisogno di miei, di... Che, cioè hanno bisogno cosa? Della mia naturalezza, capito? Vogliono, certo, scambi sessuali, che io non me la sento in questo momento di ricambiare, capito? Io perché... mi sto veramente vergognando. Diciamo. E allora lei... Ma è stata la... Tu urli tutto il tempo perché... Lei è stata la prima ad innamorarsi di me. La prima in generale nella sua vita, capito? Perché nessuno l'aveva mai cagato di striscio prima. E io sono proprio la prima che l'ha cagato. E quindi... La popolarità è alla sua bellezza, ma anche il suo prezzo da pagare. Io sto pagando il fatto che troppe donne mi cominciano ad assillare, sì, la lover. Vita. Come lasciamo questa audience? Volevamo augurarvi un bellissimo 2020, è l'inizio di un nuovo decennio, quindi raccogliamo tutti i nostri buoni propositi e facciamo sì che diventino realtà. Yeah! Copriamo noi! Io pure voglio dire qualcosa di intelligente! Io pure voglio dire qualcosa di intelligente! E auguri! Buon anno a tutti! Ciao! Guys, grazie per essere stati con noi. Per oggi è tutto da Chiari Lady Boss a New York con i soldi spicci. Linea allo studio!